Buongiorno, l'esplosione è avvenuta lì, nel parcheggio che vedete alle nostre spalle, qui alla mia sinistra c'è l'ufficio postale. Allora, non si esclude nessuna ipotesi, anche se la pista più accreditata, come dicevate da studio, rimane quella degli ambienti anarchici, perché gli inquirenti propendono per questa ipotesi per il tipo di ordigno utilizzato. Allora, noi siamo in compagnia del dottore Improta, ci sono ovviamente le indagini, lei ci può confermare questa matrice anarchica? Allora, io non sono qui per dare una valutazione di merito, ma per un sopralluogo tecnico dell'accaduto. Abbiamo soltanto una verifica in corso, che è quella degli elementi rinvenuti a seguito dell'esplosione di questo ordigno rudimentale, che ci può ricondurre al recupero di attrezzature di circostanza, cosiddette in termini balistici, in quanto ovviamente non sono elementi nati per la costruzione di un ordigno esplosivo. Parliamo di un interruttore, di un timer, di bottiglie di plastica, per cui adesso i nostri investigatori della polizia scientifica insieme agli artificieri che hanno repertato ovviamente i pezzi di risulta dell'esplosione stanno valutando e mettendo a match con altri episodi analoghi se ci possano essere delle correlazioni con situazioni diciamo di atti dinamitardi simili. Ecco, lei si riferisce a quanto avvenuto all'ufficio postale, sempre l'ufficio postale della Laurentina. Ovviamente adesso non avete ancora materiale sufficiente per poter capire se le due cose sono connesse. Allora, la Digos della Questura, l'Arma dei Carabinieri con il reparto operativo sicuramente stanno sviluppando questo aspetto e sul quale ovviamente non possiamo dare anticipazioni perché ovviamente fa parte di un procedimento che si sta instaurando proprio in questi minuti e a cura ovviamente dell'antiterrorismo, anche perché comunque è un atto dinamitardo, sebbene il potenziale di questo ordigno di oggi avrebbe potuto cagionare soltanto diciamo fiamme e uno sviluppo di incendio sui veicoli in sosta, non ha colpito persone, l'esplosione non ha procurato danneggiamenti alle vetrate, per cui è solo benzina che infiammandosi poteva propagarsi su due o tre veicoli in sosta. Possiamo parlare di un atto dimostrativo? Sicuramente sì, è un atto dimostrativo sì, perché ovviamente è avvenuto in un'area videosorvegliata, in un ambiente dove c'è anche l'ingresso di un bancomat, quindi è la dimostrazione che chi vuole mettere in atto un'azione del genere ha dimostrato che lo potrebbe fare. Noi siamo qui anche per dare rassicurazione, abbiamo fatto delle verifiche con i cani ATF, non ci sono situazioni di allarme, anche perché tutti gli accertamenti di bonifica sono negativi, quindi non è un unico ordigno, anche se le testimonianze parlano di un doppio sonoro. Una doppia esplosione, come mai? La doppia esplosione è sicuramente cagionata, da quello che abbiamo visto con gli artificieri, dall'innesco che ha dato poi lo scoppio alla benzina. Quindi prima l'innesco esplode, poi la benzina che scoppia, quindi ecco la doppia sensazione, percezione acustica. Chi ha lasciato l'ordigno qui, in questo parcheggio, potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza? Stiamo vagliando anche questo aspetto investigativo di recupero delle immagini delle telecamere qui dei Poste di Comunicazioni, ovviamente anche con gli addetti alla sicurezza di Poste. Le poste adesso sono aperte qui, funzionano regolarmente? Non ha mai chiuso l'ufficio postale, quindi abbiamo messo in sicurezza l'area, abbiamo fatto le bonifiche del caso, abbiamo rassicurato i presenti, anche i dipendenti del palazzo, che anche attraverso una bonifica interna per fugare qualsiasi tipo di preoccupazione, che la situazione era sotto controllo. Ecco, dalla sua esperienza, generalmente dalla tipologia di ordigno, come in questo caso rudimentale, si può risalire poi alla matrice? Dipende da accertamenti tecnici di laboratorio e sicuramente, ripeto, dal match che si possa fare con rinvenimenti di risulta di altri ordigni esplosi.